Pinza senza glutine, una via di mezzo tra pizza e focaccia, leggermente croccante all'esterno, sofficissima all'interno, molto semplice da realizzare con qualche piccolo trucchetto e qualche passaggio che voglio spiegarvi in questo video. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia versando l'acqua nella ciotola della planetaria, poi si aggiunge un solo grammo di lievito fresco di birra, si unisce la miscela senza glutine per pinza, l'aceto che è il vero segreto di questa ricetta e si inizia ad impastare per 4-5 minuti. Dopo qualche minutino si aggiunge il sale e l'olio di semi, potete anche utilizzare dell'olio d'oliva e si impasta ancora per circa 5 minuti. Vi consiglio di impastare con la planetaria perché si fa un lavoro un pochettino più preciso e incorpora ancora più aria, il che fa bene poi allo sviluppo in cottura dell'impasto. Terminato l'impasto, ci si unge le mani, si forma una bella palla di impasto ben regolare, la si pesa e la si divide in due parti. In questo caso saranno due porzioni di circa 265 grammi l'una. Ogni parte di impasto viene lavorato bene con le mani unte in maniera tale da ottenere delle palline molto lisce che verranno conservate nella pellicola trasparente avvolgendole per bene ma lasciando un certo margine di spazio in maniera tale da permettere all'impasto di lievitare e di gonfiare senza ostacoli. Come sapete, la pinza è un prodotto, una sorta di focaccia a lunghissima lievitazione, quindi una volta fatto questo procedimento bisogna mettere queste due palline di impasto in un contenitore munito di coperchio e poi va conservato in frigorifero per non meno di 24 ore. Penso che se si aspetta un po' più di 24 ore, magari anche 30 ore, va bene lo stesso, meno ve lo sconsiglio. Trascorso il tempo di riposo in frigorifero, si tira fuori la pasta, si preparano due pezzi di carta da forno sulle quali poi stendere le pinze. Bisognerà utilizzare la farina di riso fine per lo spolvero, sia sulla carta direttamente così l'impasto non si appiccica, sia sopra la pasta. Le pinze vanno stese ancora fredde. È molto più semplice farlo, non si rovina la lievitazione e si otterrà un prodotto decisamente migliore. Si spolvera la pasta con un poco di farina di riso senza eccedere e si affondano i polpastrelli nell'impasto cercando di allungare e allargare la pasta. Bisogna ottenere una forma oblunga, più sottile al centro, più gonfia sui bordi, ma anche lì è una questione di preferenze. All'inizio non si riuscirà ad aprire proprio a divaricare le dita, poi più la pasta si allarga, più possiamo allargare anche le dita in maniera tale da fare dei solchi un pochettino più distanziati. Come vedete, se avete infarinato bene la carta da forno e comunque con la pasta fredda si riesce a sollevare l'impasto e a spostarlo e ad aggiustarlo senza alcun problema perché non attacca.
Si stende prima una pinza e poi l'altra. Io ne ho fatte solo due, ne potete fare anche quattro, dipende da voi. Alla fine la mia pinza misurava all'incirca 24-25 cm per circa 12-13 cm di larghezza. Bene o male, ecco. Terminata la stesura, si coprono nuovamente con la pellicola e si lasciano riposare per circa un'ora, 45 minuti, 60 minuti, dipende dalla temperatura che abbiamo in casa. La pasta deve essere un pochettino più gonfia. Nel frattempo bisogna fare riscaldare il forno alla massima temperatura. In un forno casalingo siamo sui 250-260 gradi, con pietra refrattaria preferibilmente. In un forno per pizza dobbiamo stare sui 320 gradi. Là la pietra refrattaria è già inclusa. Se non avete una pietra refrattaria, potete utilizzare una placca da forno, la Leccarda, quella data in dotazione, però girandola al contrario, in maniera tale che la parte piatta venga verso sopra. Io con la mia pietra, le dimensioni della mia pietra, ho potuto infornare una sola pinza per volta. Poi, se usate il forno per pizza, vi basteranno circa 4 minuti. Nel forno tradizionale serviranno dai 12 ai 13-15 minuti, dipende dal vostro forno. Magari gli ultimi 3-4 minuti gli mettiamo la ventilazione, così diventa un pochettino più scuro l'impasto. Poi bisogna fare raffreddare le pinze per almeno una ventina di minuti sopra una griglia, in maniera tale che rimangano croccanti anche sotto. E poi vi potete sbizzarrire a condirle come più preferite. Nel mio caso io ho utilizzato rucola, mozzarella, scaglie di grana, pomodoro, poi olio e origano ed è buonissima, è croccante all'esterno, sofficissima all'interno, una vera delizia. Quella che non utilizzate la potete congelare, poi la potete rigenerare per qualche minuto nel forno caldo. La ricetta è finita, se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!